Tre. Cari amici, siamo qui all'interno di quello che era proprio il vecchio teatro delle Saline di Monetazzu e soprattutto è anche stiamo cercando veramente di recuperare la nostra memoria storica legata al sale. Siamo con un grande amico, il signor Bruno Marras, di anni 83. 83, che racconterà certamente la sua esperienza giovanile, ma soprattutto quello che è stato le Saline a Cagliari. Ecco, Bruno, cosa ti ricordi? Io mi ricordo che ero venuto la sera prima a queste Saline dal direttore per chiedere il lavoro. E mi fece accomodare molto gentilmente, e mi guardò negli occhi per vedere se ero un ragazzo addetto a fare questo tipo di lavoro che per Ussara era proprio una novità. Quando si convinse che ero un operaio abbastanza qualificato, ecco, da cosa? Così è una curiosità. La curiosità è che mi guardava bene negli occhi e gli occhi parlavano. Mi guardò le mani per vedere se queste mani erano di mani di lavoratore, di gente collaudata, uomo capace di affrontare questo tipo di lavoro delle saline di fra Cagliari e Quarto Sant'Elena. Lo convinsi che ero un ragazzo abbastanza collaudato al lavoro e dice: vuoi lavorare già da stasera o da domani? Ho detto da domani, così io mi preparo tutte le mie cose e così feci. All'indomani partì alle 4 da Ussara con 40 km in bicicletta, arrivai qui prima ancora di fare la luce dell'alba, quindi già pronto a affrontare questo nuovo lavoro, un lavoro molto impegnativo, ma in me c'era una grande soddisfazione, perché non era quel solito lavoro che si faceva in un paese, ma bensì era un'altra cultura, cioè a mettere il sale nelle c'erano le sagome, cubi, una pagina di cultura geometrica in pratica, e quindi dovevo attirare, così era la terminologia dell'uomo che lavora nel sale. Attirare su sale vuol dire calcare e assimilare per fare la base e quindi andare sopra un cubo, modellare il cubo del sale. E quando mi vennero a trovare sia il capo ufficio che il capo reparto degli operai, dice: ma tu hai lavorato altre volte nel sale? No, per sentito dire da gente, così anche in famiglia, da mio padre, un uomo navigato. Ecco, tuo padre, visto che stiamo parlando del sale, quale rapporto aveva col sale? Beh, perché mio padre aveva sale e tabacchi nel nostro domicilio, in casa propria. Perciò, casa propria. Un tabacchino all'interno della vostra abitazione. Sì, e quindi avevamo bel locale sia come sale e tabacchi, ma anche generi alimentari, sì, collegato, sì. Tutto insieme. Perciò in pratica tu insieme con tuo padre conoscevi il sale perché andavate a prenderlo dove? E alla manifattura qui, qui a Cagliari. Manifattura tabacchi. Manifatture e tabacchi. Senti, ecco, ritornando certamente un po' a quegli anni, anche perché poi, insomma, questo oro bianco e soprattutto questa giornata di lavoro non era solamente Bruno Marras, ma eri circondato da tanti operai. Qui a Monetazzu chi c'era?
Quindi a Bolentagius c'erano le squadre già fatte tutti gli anni, tutte le stagioni, la squadra per esempio di Quarto Sant'Elena, gente robusta, gente preparata a questo sforzo non indifferente, la pelle screpolata, le mani, le spalle, i piedi sanguinanti, quasi come Cristo in croce, ma la volontà dei sardi era da meraviglia. Poi c'era la squadra di Selargius, ma erano tutti con le carriole, loro andavano sulla cima con scariolantis. Quindi caricavano e andavano su a scaricare e poi tornavano su attraverso una strettoia di un tavolone. Quindi se un operaio per esempio scivolava, perché si poteva anche scivolare perché dovevi spingere la carriola con il sale sotto i piedi, quindi era facile anche e poi che cosa avveniva? Avveniva che cadeva dal pontaggio, diciamo, altrimenti si sarebbe persa quella catena di montaggio. Non so se... Sì. Perciò tu eri in una squadra di cottimisti, Bruno. No, io non potei entrare in quelle squadre già fatte, quindi io ero un corpo isolato. Mi entrai nella grazia dei dirigenti e dice: dato che tu vieni da Ussana e sei un corpo isolato, ti metterai a fare dei cubi che poi dovevano fare le fotografie, e andavano esposte nell'ufficio, negli uffici. E quindi era una cosa anche di alto valore. Ecco, la giornata certamente del mattino, qui in pratica tu arrivavi dopo aver fatto questo viaggio con la bicicletta, perciò qui arrivavi e poi subito dopo le mansioni, quali erano e soprattutto la procedura di lavoro? La procedura, il primo impatto era preparare il cubo in tavola, la sagoma del cubo, e quindi dovevo riempire questo cubo e lo dovevo pestare con i piedi, calcare con i piedi. La parola ricorrente della zona e del tipo di lavoro delle saline. Tu eri a piedi scalzi? Non ero, no, sono venuto con le scarpe di fortuna, perché sì. In paese c'era un battaglione Trunco e Passa, era denominato Trunco e Passa. Allora, essendo figlio di tabaccaio, faceva uno scambio a merce, ci portavano scarpe così. Di fortuna. Di fortuna. Magari le scarpe erano 3 o 4 centimetri più grandi dei miei piedi e dovevo convivere anche con questo disagio. Comunque pestavi, ecco, pestavi certamente la forma, sì, di sale con questa... Attidai. Questa parola magari è proprio sarda questa parola, però portata qui al lavoro delle saline, l'oro bianco di Cagliari, la fortuna di Cagliari, la fortuna della nostra isola, di questa luce, di questo sole, portava a pronunziare quelle frasi che andavano portate all'ambiente di lavoro. Senti, ma tu eri certamente soddisfatto di questo ambiente di lavoro, dove, insomma, questo rapporto con gli altri operai, anche perché c'erano dei momenti, certamente la tua giornata finiva tarda sera. La mia giornata iniziava così con il cubo, naturalmente,
è preparare per dare la base alla forma del cupo. Però io ero sempre solo, sempre solo. E quando lavoravo da solo, infatti mi veniva a trovare, a vedermi se ero degno di fiducia, se ero degno di lavorare in questo tipo di lavoro del sale. E quindi entrai nella grazia di questi signori e facevo la... me lo mangiavo quando sentivo che era il momento, non perché suonava la sirena di mezzogiorno, quindi me lo gestivo da me. E quindi, ma anch'io ero pieno di entusiasmo, lavorare un tipo di lavoro diverso di quello che offriva Ussara. Certo, certo. Sì, anche perché poi dopo tu sei venuto, che era il 1948, una Cagliari disastrata, una Sardegna certamente non da meno. Ecco, anche perché venire qui, hai trascorso tre stagioni, ti ha dato veramente molte soddisfazioni, ma quali sono i tuoi ricordi che in questo momento puoi ricordare? Non so, manifestazioni d'affetto, dei colleghi? Prima di arrivare alla, qui sul posto di lavoro, al sale, vedevo Cagliari, perché io attraversavo Cagliari in bicicletta e la vedevo ferita, flagellata. Che cosa ha fatto Cagliari, la Sardegna, per meritarsi questo flagello? Mi chiedevo queste cose. Quando rientravo a casa, ne parlavo con mio padre e mi raccontava la storia dei bombardamenti e della fuga dei cagliaritani attraverso i paesi per scansare il bombardamento. Io affrontavo la giornata di lavoro nel sale pieno di entusiasmo, perché a 18 anni uno vive quell'armonia con gli anni, e quindi l'armonia, la volontà, l'entusiasmo ti porta a affrontare qualsiasi tipo di lavoro, perché sono i 18 anni che valgono, e anche lo spirito dell'uomo. È l'educazione che abbiamo avuto. Posso, scusa, facciamo una pausa.